goditi un caffè. Cari amici, buon sabato e benvenuti a Caffè con Vista. Siamo giunti, ahimè, all'ultima puntata. E per chiudere in bellezza, quest'oggi abbiamo un ospite eccezionale, perché in collegamento con noi c'è Vittorio Sgarbi. Ciao mio. Vittorio, prima di cominciare la nostra intervista, vogliamo sapere se ti è piaciuto il nostro caffè. Non so se mi piace il caffè, lo bevo, insomma. Ci sono cose che ti piacciono con certezza e altre con cui hai un rapporto automatico, come l'acqua e il caffè. Il caffè, che pure è meno necessario dell'acqua, tendo a berlo, mentre non bevo Coca-Cola, che mi fa orrore, e non bevo intrugli di cui non so l'origine. Il caffè lo bevo, però che mi piace, ma voi che ve ne frega se mi piace il caffè? Allora, cari amici, noi diamo qualche minuto di pubblicità e subito dopo ci ritroviamo qui con Vittorio Sgarbi. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme, cari amici. Allora, come avete visto, l'ospite di oggi è veramente un personaggio molto speciale. E io direi di partire subito con il botta e risposta appena la regia mi dà il via. Vittorio, dimmi. Ma se ti avessimo avuto 40 anni fa, com'era il Vittorio Sgarbi di allora? Beh, di me si può parlare per 30 anni fa, per 40 anni fa, anche per 50 anni fa. Io c'ero anche 50 anni fa, quindi da questo punto di vista, ed ero già vigile. 50 anni fa ero meno 2, cioè intorno ai 9 anni ho capito che sarei diventato Sgarbi e che sarei diventato un uomo famoso, quindi però non ero ancora, quindi 48 anni fa ho avuto questa percezione. Vittorio, tu sei stato spesso al centro di risse televisive, ma credi di dovere delle scuse a qualcuno o credi che siano gli altri che devono chiedere scusa a te? No, scuse verso a me non credo, insomma, non me ne frega niente che si scusi qualcuno, tanto una volta che si è scontrato con me è stato dannoso per lui, quindi non vedo di cosa si deve scusare. E scusarmi io lo farei volentieri se non mi fossi dimenticato, perché tendo a dimenticare. In fondo la forma di maggiore sollievo è che il momento dello scontro è quello soltanto e poi non lascia residui, non lascia tracce, e quindi se dovessi adesso pensare che ho litigato con qualcuno farei fatica a ricordarmi con chi. L'ultimo con cui ho litigato non me lo ricordo. Nella vita meglio essere pupe magari un po' svampite o secchioni? Questo è difficile dire, dipende. È meglio essere pupe, immagino, insomma. Vittorio, tu hai fama di un grande conquistatore, ma quali credi che siano le tue doti che fanno più colpo sulle donne? Ecco, questo bisogna chiederlo a loro, insomma. Sono doti morali, credo, doti di delicatezza umana, di sensibilità, di tenerezza, insomma. Credo, non lo so. Poi sono anche doti di carattere, insomma. L'idea che qualcuno abbia carattere rappresenta una espressione di virilità, se questa ha ancora un senso in rapporto col mondo femminile. Quindi come distingue una persona virile? Non perché è violento, cattivo, manesco, ma perché ha delle idee ferme. E talvolta per quelle si accalora, si appassiona, e questo probabilmente è un motivo di attrazione. Grazie Vittorio, e adesso per te è arrivato un momento davvero terribile, perché il nostro Men in Black Luciano Riccardi è pronto per farti il domandone cattivo. Sentiamo che cosa ti deve dire. Buon pomeriggio Vittorio. Tu sei uno dei più noti e importanti critici d'arte. Un artista veramente poliedrico. Ma spiegami una cosa. Perché adesso vai in TV a fare l'opinionista? Questa è una domanda è giusta, perché verifica, mi si vede perché mi invitano e mi pagano. E allora uno cosa dovrei dire? Di no. Faccio un lavoro e allora vado. Non so, non ho una buona ragione. Anche il mio amico Nazareno lo invita, dice no, non c'è. Se uno che si ritira, uno che se la tira e non va, o è perché vorrebbe di più, o è perché non lo chiamano. Quindi, una buona ragione per dire di no è difficile dirla, insomma. Sì, uno può anche fare così, lo sdegnoso. Ecco, io non sono sdegnoso, sono cordiale. Sono un cordiale incazzoso, ma non sono sdegnoso. Grazie Vittorio, e adesso per te è arrivato il momento della dedica. Vedo già pronta la nostra Claudia Herrmann con il nostro chitarrista Filippo, con la canzone Always, tutta per te. You will always
days won't be my baby. You will always won't be my friend. I never told you how to reach me, but you'll always find me everywhere. And I kiss you, I love you, I miss you, and I want you, I love you, I need you, and I kiss you, I love you, I miss you. Grazie Claudia, grazie Filippo e ovviamente un ringraziamento speciale anche alla nostra Coffee Band. E Vittorio, ti ringrazio per la tua disponibilità e speriamo di rincontrarci presto. Guarda come sono stato paziente. Chi l'avrebbe mai detto? Giusto. Allora amici, speriamo di avervi fatto compagnia in questi 3 mesi. Siamo entrati nelle vostre case per portarvi un po' di curiosità, aneddoti, segreti sulla vita privata dei nostri personaggi e speriamo di rincontrarci l'anno prossimo per una nuova edizione di Caffè con Vista. Io vi auguro buona estate e un saluto da Mirko Rialdini. Ciao a tutti!